Prima di cominciare col video, raga, vi invito a lasciare un bel like per far arrivare questo episodio a quante più persone possibili. Come sempre ho bisogno del vostro più grande aiuto, ora più che mai. Uè, ragazzi, bentornati. Oggi Kino vi propone un nuovo format. Non so ancora bene che titolo dargli a questo format, semplicemente lo chiamerò Mythbusters, così come l'hanno progettato in inglese, diciamo, perché non ho ancora trovato una bella traduzione in italiano. Comunque, detto questo, io vi lascio l'episodio, sparisco nel giro di 2 secondi, ci vediamo alla fine dell'episodio. Loris Toderico parte con la prima domanda: Kino, ma il bastone, startando ogni partita, va via oppure come un'arma normale? Loris, purtroppo il bastone, come le granate e le noci di cocco, alla fine di ogni partita vanno via. Ma non è un problema, perché giocando con il vantaggio potremo sempre riottenerle, ma con qualsiasi eroe. Non dobbiamo per forza usare questo costruttore, come ben sapete. Anzi, potete usare benissimo anche il ninja, che è molto molto comodo per dirvi: fate tante tante kill, ottenete tante tante casse, lo combinate magari con un bel squarcio del drago. E così state a posto, raga. Quando usate lo squarcio del drago, li fate fuori. Ogni tanto vi droppano i tesori. Usate le palle di cannone per i zombie alla distanza. E vi curate con le noci di cocco, che c'è di più bello? Quindi non andrete a usare il survivalista, eccetera, eccetera. Insomma, potete essere tanto, tanto creativi riguardo queste cose. Abbiamo la seconda domanda, poi. Ci chiede Over347: ma le armi le puoi riciclare? Sì. Le puoi riciclare, o meglio, il bastone lo puoi riciclare. Al 130 mi dà un asse e uno spago filato, adesso perché ha poca durevolezza. Al massimo me ne avrebbe date 2 o 3 assi, e sempre 3 di spago filato, niente in più, niente in meno. Mentre per quanto riguarda le noci di cocco e le granate, queste purtroppo non possiamo riciclarle. Come vedi, ci compare il simbolino che è impossibile riciclarle. Supercar Ultra mi chiede: ma a che serve il vantaggio cocco fresco? Il vantaggio cocco fresco mi serve per curarmi la vita qualora io non riuscissi a sopravvivere. Serve anche per provare nuove combinazioni del gioco. L'eroe era nuovo, io ho voluto testarlo in quella nuova build. Ovviamente chi mi segue da tempo sa che io non è che dico dovete usare questa build, ma semplicemente io propongo delle idee e voi prendete spunto, perché ovviamente anch'io non userei mai la build di quell'eroe così come l'ho portata. Andrei a modificarla a seconda della missione che porterei. Lorenzo Celestini ci chiede: Kino, ma secondo te la perk che potenzia le palle di cannone potenzia anche il lanciabowling? Per farlo, raga, semplicemente mi sono craftato ognuna di queste armi, mi sono craftato sia il lanciabowling che, non lo so, proviamo anche col cannoneggiamento. Ricordiamoci il danno. Allora, abbiamo 71.000 di danni sul lanciabowling e 34.000 sul cannonamento. Adesso cambiamo eroe e vediamo se cambia. Dunque, sul cannonamento con questo eroe, abbiamo 34.000. Mentre sul lanciabowling 92.000. Quindi sì, Lorenzo, la perk che potenzia le palle di cannone potenzia anche il lanciabowling. Abbiamo sfatato un mito. Direi sigla, regia. Andri06 ci chiede: intanto, Kino, ma come fai a dare il pugno in avanti con lo straniero? Sei un grande. Grazie mille, Andri. Il pugno con lo straniero si dà col joystick con L2, sempre tenendo il piccone in mano, perché ora, ricordiamo, la carica antimateria è disponibile su tutti gli stranieri. Non è visualizzabile come abilità, ma semplicemente è utilizzabile da tutti tenendo il piccone in mano. Ecco, col joystick dovete premere L2. Se giocate da PC, quindi con mouse e tastiera, dovete premere il tasto destro del mouse. Se giocate da Xbox, oddio, non mi ricordo i tasti, dovrebbe essere RT. Comunque, è sempre il tasto R2, ricordiamoci. Vediamo che la carica antimateria ora con Jess Archeologo è molto molto potente. Io ve la consiglio, se dovete farmare, potete farmare come vedete all'infinito praticamente. Andate avanti, spaccate tutto quello che vi si presenta davanti. Una bella build che vi recupera l'energia, magari, e sarebbe ottima. Detto questo, passiamo alla prossima domanda. In tanti mi avete chiesto come si ottiene Mantide Volante. Io vorrei farci un video dedicato, ovviamente, non solo su Mantide Volante, ma su tutti i vantaggi. Comunque, vi rispondo già in questo video: per sbloccare Mantide Volante dovete avere il Wukong. È lui che ha questo strano bonus, diciamo. Giuseppe Palladino invece mi chiede: come hai fatto a rifare la missione? Io l'ho fatta un po' di tempo fa e non me la fa più rifare. La missione di cui parla è il Re della Tempesta e io non so, molti ho visto che mi hanno fatto questa domanda, raga, non ho capito perché. Comunque io vado a Vallarguta, guardate, qua c'è tutta la mappa, qua c'è la missione a 4 giocatori a 70 e se guardate in alto qua, in alto a destra più o meno,
poco più a destra, c'è la missione Il Portale. Questa qua è la missione del boss di Vallarguta, semplicemente. In questo momento ci paga più superstiti, oro e una cooldown di fulmini in bottiglia. Direi comunque abbastanza utile se vogliamo anche salire un po' di livello e ottenere quei più superstiti in più, diciamo. Ma ricordiamo che col boss di Vallarguta si può farmare tantissimo oro. Martino ci chiede: ma se lo faccio con il ruggito del drago da tormento anche alle strutture? Ovviamente intende nel video quello dove vi ho fatto vedere il bug degli elementi. Quindi noi che facciamo? Proviamo subito, ci portiamo a distanza da un palazzo e gli lancio la palla di neve. Subito dopo switcho il ruggito. No, in questo caso non ce l'ha dato. Probabilmente penso perché il ruggito del drago non ha il vero e proprio elemento. Vediamo, questo qua in questo caso è buggato. Vediamo se li respinge. Però già in sé il lanciapalle comunque dovrebbe respingere. Proviamo con il cannoneggiamento magari. Proviamo un attimo, eh. Forse è troppo veloce questa. Un pochino più distante. Perché se vedi, questa è la perk di impatto. Comunque no, abbiamo scoperto che non funziona. Comunque per sfizio ci voglio riprovare magari in una zona un po' più tranquilla. E per sfizio ci proviamo anche con un ruggito del drago normale, direi. Eccoci qua, raga. Proviamo subito. Purtroppo alle strutture non lo dà. Andiamo su quegli zombie lì. Purtroppo no, raga. David04 ci chiede: c'è un modo per far sì che nello scudo antitempesta tu non possa distruggere tutto in un colpo solo? Beh, David, per il momento io ho guardato le opzioni e non ho trovato nulla che riguarda ciò, purtroppo. Aspettiamo un futuro aggiornamento, magari che questo sarà possibile. Sicuramente lo implementeranno se lo richiederemo. Anche perché l'unico modo è durante le difese, cioè mentre gli zombie stanno combattendo, lì sì, le strutture non sono più one shot. E così tu otterresti ancora le strutture, diciamo, trasparenti. Le strutture legacy, chiamiamole così. L'unico modo è questo, per ora. Però aspetteremo magari un futuro aggiornamento, sicuramente ce lo permetteranno ancora. Prossima domanda. Cose Ignoranti invece ci chiede: puoi fare un video dove provi a usare questo set contro il Re della Tempesta? Chissà se lo congela. Beh, un video intero su questo set contro il Re della Tempesta sicuramente sarebbe stato un po' inutile farlo. Però ce lo buttiamo dentro in questo video. Proviamoci dentro insieme. Come vedete non lo congela, raga. Purtroppo non lo congela. Molto facile mirarlo se vogliamo un attimo divertirci contro il Re della Tempesta. Sicuramente è un attimo alternativo rispetto alle solite armi. Continuo a sparare senza... Ecco, l'unico problema secondo me saranno le munizioni con questo sistema qua. Purtroppo non lo congela. Sarebbe stato figo, eh. Sarebbe veramente stato figo se l'avrebbe congelato, lo ammetto. Ottima domanda comunque, Cose Ignoranti, 5 stelle. Andrea infine ci chiede: 3,50, qualcuno mi sa dire dove si trova? Si riferisce all'uomo, all'ometto di paglia che droppa le erbe fibrose. Ecco Andrea, per trovare quell'ometto di paglia ti basta selezionare nella mappa, che sia Vallarguta, che sia Montespago, una zona che sia Città Fantasma. E nella Città Fantasma lo trovi sicuramente, ma anche in Thunderroot. Solo in queste due zone però, non lo trovi altrove. Ti basterà lanciarti e dare uno sguardo anche all'alto della mappa. Sicuramente trovi un campo enorme pieno di paglia. Adesso ti faccio vedere io dall'alto. Ecco, come ti dicevo Andrea, guarda, lo riconosci perché vedi un quadrato enorme pieno di paglia? È impossibile non riconoscerlo. E guardalo, lo vedo io da lontano. Lo vedi? Tu ti avvicini e dentro è possibile lottarlo e trovare tante casse anche, eh? Guarda, in questo caso una bella cassa viola. E poi questo lo rompi, ti dà
le nostre magnifiche erbe fibrose. Guarda qua. Questa volta posso prendere, non sono pieno nello zaino. Un totale di quasi 20 erbe fibrose, dai. Non male. Dunque raga, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia piaciuta l'idea di questo format. Vi invito a lasciarmi un commento con la vostra opinione, ma vi ricordo che un commento con una bella domanda costruttiva e ideale per questa serie potrebbe finire nel prossimo episodio. Voglio portare anche questa serie più avanti possibile. Mi piace molto progettare queste cose e ci tengo, raga, ci tengo a sapere la vostra, ci tengo veramente. Io vi ricordo che potete supportarmi come creatore, KinoTV, seguirmi su Instagram, iscrivervi al canale, alla campanella, mamma che palle, tutte queste cose, raga, ve le ricordo, per oggi io vi saluto, bella bella!